Beato lui è nato dall'urgenza di svelare quello che inaspettatamente, pur avendolo avuto a disposizione, beato lui, in un lungo periodo della nostra contemporaneità, un Silvio Berlusconi che non è tanto il politico, pur essendo lui il Presidente del Consiglio che ha alloggiato più a lungo di altri a Palazzo Chigi, pur essendo lui il protagonista di una stagione votatissima in assoluto, è un dettaglio e quello che si costruisce in lui è innanzitutto lo stupefacente capitolo di letteratura. È la persona che si fa personaggio e quindi beato lui nasce da questa esigenza. Un vero e proprio saggio di critica letteraria affinché leggendolo ognuno possa scoprire quel tanto di Balzac che c'è in lui, quel tanto di Goldoni che c'è in lui, quel tanto di Gioacchino che c'è in lui, quel tanto di Gaetano Donizetti che c'è in lui, quel tanto di grande, meravigliosa commedia tutta italiana che lui ha saputo costruire su se stesso in un contesto, in un palcoscenico dove l'Italia sa raccontare al mondo in forma di fabula. Berlusconi ovviamente incontrò un vero e proprio urto d'odio che è tipico in una natura qual è quella degli italiani, la cui faccia, come si sa, contiene attraverso i due occhi l'uno che odia l'altro e viceversa. È una natura tipicamente italiana, non fosse altro perché nasce nel fratricidio e con la distanza, il senno del poi, con gli anni a venire, si avrà finalmente la possibilità di osservare il personaggio Silvio Berlusconi un po' come quando, sfogliando le pagine dei grandi romanzi, osservando e gustando i grandi film, oppure andando a teatro, si ha la possibilità di starsene lì a godere le possibilità dell'immaginazione e della fantasia. L'odio politico va a spegnersi e infatti è significativo che dopo averne parlato per 20 anni molti dei suoi avversari che potremmo definire acerrimi nemici, molti di loro adesso non possono che dirne bene e anche meglio. La differenza tra il panegirico, e volutamente l'ho chiamato panegirico, e la geografia sta nel fatto che parlandone bene nel panegirico anche tutti quelli che possono essere, sono considerati vizi, difetti, danni, rifulgono di una luce smagliante che accrescono ancora di più il personaggio, mentre invece la geografia va per sottrazioni, va a cancellare tutto quello che non è commendevole e dà inevitabilmente un ritratto falso e falsante del personaggio. Ed è per questo panegirico, perché con tutti i difetti c'è la possibilità di una stupefacente rappresentazione. È un individuo assoluto Silvio Berlusconi, perché per capirlo, decifrarlo, anche a rispolverare i vecchi frammenti che accompagnano la sua apparizione, basti pensare al momento in cui lui spolvera la sedia dove era stato seduto Marco Travaglio, lì si ripete un archetipo fondamentale che è quello di Totò. Come Totò con l'onorevole Trombetta, le dinamiche, i tempi tecnici, teatrali sono assolutamente uguali, ma è un individuo assoluto, un individuo assoluto che ha nella politica un dettaglio, una sfumatura, è un individuo assoluto come ne abbiamo tanti nel nostro immaginario, a cominciare, che so, da un Giuseppe Garibaldi col suo poncio e il suo berretto e tutta la leggenda che l'accompagna, che si può permettere il lusso di essere generale, ma allo stesso tempo un sigaro toscano. La parte meno raccontata di Silvio Berlusconi è sicuramente quella drammatica, quella malinconica, che poi è sempre l'altra faccia degli individui assoluti. Se ci fosse la possibilità di fare un struggente racconto della malinconia, non potremmo che accompagnarla alle immagini, alle riflessioni e anche ai versi, per esempio, di un Totò, che è il principe della risata. Allo stesso modo in lui ci sono dei tratti che sono tipici di chi ha anche saputo attraversare la poesia con se stesso, col proprio corpo, quindi con un rapporto perfino sfacciato, con la volontà di saper sfidare se stesso, lui che inventò la calza di nylon intorno alla telecamera per attutire le rughe, lui seppe anche affrontare l'obiettivo di un grande fotografo e mostrare le proprie rughe, non senza il suo sorriso da stregatto. Nella capacità tutta italiana, anzi vorrei dire arci italiana di Silvio Berlusconi, c'è anche questo suo
modo unico di sovrapporre il nord al sud, di essere contemporaneamente l'uno e l'altro. Ed effettivamente lui è il figlio di una terra ben individuata, ben precisa. La sua Brianza lo rende già distante da Milano, ma non per esempio da Napoli, non per esempio in tutto quel racconto del sud dei Santi, dove lui è assolutamente a suo agio ed è perfetto da immaginare in effigie, in statua, portato in processione nel chiasso dei vicoli, delle strade, dei tratturi assolati, a rappresentare ancora una volta il senso corale della festa di popolo. Buffo, ironico, donnino di casa, presidente operaio, Silvio Berlusconi fu tutto, ma aveva la capacità di saper adoperare tutte le sfumature, tutti i dettagli e tutti i particolari in un'ansia continua di rappresentazione. Vigile sempre a se stesso, aveva la cura affinché nessuno dei suoi interlocutori potesse sentirsi messo da parte, fosse solo per un istante. E questo ovviamente era in ragione di una sua qualità particolare, l'ironia, che, ricordiamolo, è una qualità richiesta dal filosofo dei filosofi, da Socrate, e la sua era una continua e attenta maieutica affinché da ognuno potesse trarre il senso stesso gioioso dell'esistenza. Infatti, che cosa diceva sempre lui? Non sapete neppure divertirvi. È ovvio che tutto il percorso intrapreso da un uomo qual è lui, beato lui, Silvio Berlusconi, che non vedeva l'ora di svegliarsi al mattino perché lui doveva, beato lui, vivere l'esistenza di Silvio Berlusconi, non di altri. È ovvio che il lui, beato lui, lui che comunque è, e non l'ha mai dimenticato, un allievo salesiano, quindi con dei moti anche di semplicità e di immediata cura, è ovvio che lui, beato lui, avesse nel sottofondo della sua esistenza un qualcosa che derivava, che so, dagli insegnamenti delle sue innumerevoli zie e suore, o ovviamente quello della propria madre, quindi della propria famiglia, una famiglia tipica italiana che ha nel proprio tinello di casa il calendario con Padre Pio. Ecco, avesse quei moti di nostalgia, avesse quindi questo bisogno del revolvere, della vera rivoluzione, cioè del ritornare indietro. Ed è l'atteggiamento proprio di chi, avendo pienezza di sé, in quella pienezza di sé quindi ha quella compostezza propria di una rotondità, senza più angoli, senza più urti, senza più spine, senza più rancori e odi, che ha un'unica destinazione: tornare indietro e ritrovare quello che, iniziando il proprio cammino, ha definito la direzione di un destino.